Buonasera a tutti, ci scrive la signora Letizia, la quale ha 54 anni, ha una vita attiva, ha una vita anche sportivamente attiva, ma da qualche tempo avverte una dolenzia sempre più insistente a livello dell'anca. A questo punto la paziente si rivolge al suo ortopedico di fiducia, il quale la prima cosa che gli prescrive è una radiografia dell'anca. La radiografia dell'anca è questa. Direi che nel complesso è un'anca abbastanza conservata, un'anca in buone condizioni, però comincia ad avere dei segni di artrosi, cioè questo ispessimento della cartilagine a livello del margine superiore dell'acetabolo è il primo segno di apparire di un processo artrosico. Che cosa vuol dire? Che qui la cartilagine si sta consumando. Se qui la cartilagine si sta consumando, cominciano ad arrivare dei dolori. Che cosa vuol dire? Che qui si è innescato un meccanismo artrosico che potrà soltanto peggiorare nel tempo. A 54 anni Letizia ci chiede aiuto perché non vuole pensare a una soluzione chirurgica, vuole pensare a una soluzione che le permetta di tirare avanti ancora 5, 6, 10 anni prima di arrivare a una sostituzione protesica della sua anca. Che cosa gli possiamo consigliare? Gli possiamo consigliare un trattamento basato su una chirurgia ambulatoriale, cioè una artroscopia di pulizia di questo acetabolo, cioè specialmente della parte che comincia a consumarsi, e possiamo iniettare delle cellule mesenchimali o cellule staminali prelevate o dal grasso sottocutaneo o dalla cresta iliaca, e queste cellule non faranno altro che nutrire la nostra cartilagine, oltre che nutrirla, probabilmente andare a localizzarsi in questa zona che comincia ad essere erosa per proteggerla dall'evolvere negativo di questo tipo di patologia. In che cosa consiste la artroscopia? Consiste nell'immissione all'interno di questa articolazione di una sonda ottica che visualizzi l'articolazione e ci faccia vedere la zona che è più consumata, attraverso un altro accesso, parliamo di piccole incisioni della cute, si immettono degli strumentari chirurgici che servono a pulire la zona che comincia a subire il danno, e proprio in quella zona noi andremo ad iniettare le cellule mesenchimali dopo aver rilevate dalla cresta iliaca o comunque dal grasso dell'addome. Che cosa possiamo dire di queste cellule mesenchimali? Sicuramente faranno il loro lavoro. Non possiamo sapere che risultati daranno perché ogni individuo è diverso dall'altro, per cui la risposta delle cellule cartilaginee del nostro acetabolo sarà diversa da paziente a paziente, però sicuramente avrà un miglioramento. In che percentuale e per quanto tempo non è possibile saperlo. Grazie e approfitto per farvi tanti auguri di buon Natale e di buon anno. Ci sentiamo l'anno prossimo.